Eccoci qui nell'area YouTube del convento di Lonato di Brescia. Siamo in compagnia di questo bellissimo gruppo di ragazze che vengono da Vicenza. Eccoci qua con questo gruppo di ragazze che il venerdì notte, il venerdì village del convento, festeggiano il compleanno di lei, Patricia. Allora, vicino al microfono. Ok, se vuoi dirmi i tuoi anni, me li dici, se no fai a meno. Dimmi te se vuoi dirmeli. How old are you? 30? 40 su. 40 più IVA, diciamo. Oppure diciamo 21-22 per gamba? Ci stai? Ci sto. Ok. Devo capire quante sono le gambe, è il problema. Sono due? Ok. Sì, sì, dai. Le gambe no. Dipende, perché a volte sono anche tre. No. Dipende. No. No, non nel tuo caso, però a volte sono anche tre. Allora, cosa fai di bello nella vita? Impiegata. Impiegata di cosa? Raccontami un po', che tipo di lavoro è il tuo? Impiegata. Allora, faccio l'impiegata amministrativa. Sì. Mi piace il mio lavoro, okay. Abbastanza. In che settore? Metalmeccanico. Ok, quindi hai a che fare con gli operai, col ferro, con l'ottone. Ferro, alluminio, quindi hai da fare con gli uomini. Esatto. Oh, com'è contenta. Che bello. È un lavoro duro il tuo. Molto duro. L'importante è che sia duro, altrimenti che lavoro sia. È duro da morire. Fantastico. Allora, quali sono i tuoi hobby nella vita? Un po' di tutto, guarda. Dai, dimmi un po', raccontami. Quello che viene, viene. Fitbox. Sì. Aerobica. Sì. Palestra. Sì. Sciar pochettino. Pochettino. Poi? Ballare. Bailar. Fare un po' di casino. Come si dice al convento, a chi non se cammina, se baila toda la noche. Esatto. Grande. Allora, mi presenti te, che solo i nomi delle tue amiche. Ok. Partendo... Da quella alla tua destra? Cecilia. Ok, dietro che non si vede? Loretta. Ok, ma ascolta una cosa, aspetta prima di andare avanti. Facciamo venire lei vicino al microfono un secondo. Ok, okay. Solo una domanda ti chiedo. Ma come mai te rispetto alle altre sei arrivata un quarto d'ora dopo? Dove eri? Imboscata. Ok, perfetto. Andiamo avanti con la presentazione. Vicino al microfono sempre. Enrica, che è la mia assistente... Insieme all'altra con la maglietta rosa, sono le mie assistenti personali di stasera. Poi abbiamo Marica. Vicino al microfono, così si sente, se no non si sente. No, no, vai pure vicino. Marica. Ok, poi Stefania. L'altra assistente, sì. Katia. Michela. Sandra. Ok. Mi conosce da 25 anni. Ti conosce da 25 anni? Sbaglia anche il nome. 25 anni. E posso dire che lei, secondo me, di lavoro fa la ricostruzione unghie. Oh. E anche io avrei bisogno di farle. Patrick. E poi abbiamo poi fuori. No, l'ultima che non l'ho capito. No, Michela. Ah, prima te l'ho detta, sì. Ok, e l'ultima che è imboscata, che non è qua in mezzo a voi. No, no, no. Lei era imboscata prima fuori. Quella Sara. Che è imboscata adesso Sara. Si chiama Sara. Ah, due imboscate. Sara e Tamara, sì, esatto. Ho capito. Sono non lo so. D'altronde il convento è il convento. Fa che si può. Ok, esatto. Quello che succede al convento rimane al convento. Fantastiche ragazze. Sì. Queste mi piacciono già, quelle ragazze. Allora, siete pronte a cantare? Oh yes. Vai con questa sorpresa. È la mia canzone preferita e la conoscete di sicuro. Destinazione Paradiso, oh, Laura Pausini. No, Grignani. Grignani. In questo giro tondo d'anime. Chi si volta è perso e resta qua. Lo so per certo, amico. Mi son voltata anch'io. Per raggiungerti ho dovuto correre, ma
Ma che io mi guardo in giro e vedo che c'è un mondo. C'è un mondo che va avanti anche se tu non ci sei più. E dimmi perché in questo giro tondo d'anime non c'è un posto per scrollarsi via di dosso. Quello che ne è stato detto è quello che oramai si sa e oramai sai che c'è. Città. E vi saluto a tutti e salto su e prendo il treno e non ci penso più. La voce, auguri Patrizia Vicenza, lo senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate né confini, solo orizzonti troppo lontani. Io mi prenderò il mio posto e tu seduto lì al mio fianco mi dirai destinazione paradiso. Un altro senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate nei confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Io mi prenderò il mio posto e tu seduto lì al mio fianco mi dirai destinazione paradiso. C'è che c'è, c'è che prendo un treno che va a paradiso città. Oh, brave! Vedi che la conoscevate, era molto facile questa canzone. Continuate l'applauso a lei, che compie gli anni, la donna più bella di Vicenza! Auguri!